Cari amici, nel mese di maggio tutto fiorisce. È bello sentire il profumo di piante e di fiori che si spandono nell'aria, anche se sono allergico. Maggio è legata anche a Maria, la mamma di Gesù, a Santa Paola Elisabetta Cerioli, la mamma che ha fondato questa scuola, e la casa famiglia. Passiamo alle notizie della settimana, che riguardano i bambini della scuola dell'infanzia. Sabato scorso sono stati proprio loro a dare inizio all'Educando Festival con la festa delle famiglie. Un momento di gioia sia per i bambini che per le maestre e i genitori. In questa grande giornata i bambini più grandi, gli elefanti, si sono ritrovati per il saluto in vista della scuola primaria. In un secondo momento sono arrivati anche tutti i bambini dell'infanzia che, insieme alle loro famiglie, hanno giocato divisi per casa e trascorrendo un pomeriggio all'insegna del divertimento e della condivisione. Passiamo ora a un interessante progetto che ha coinvolto le classi terza e quarta nella scuola primaria. Si è svolta giovedì pomeriggio la festa del fiore. I primi fiori nella nostra realtà educativa sono stati posati il 22 maggio 2017 nell'ambito della costruzione della casa famiglia. In questo 2019 abbiamo invece pensato di istituire la giornata del fiore nel contesto dell'esperienza del giardino del benessere. Un luogo con il quale i bambini stanno già familiarizzando attraverso un progetto in collaborazione con l'Università Agraria di Milano. Lo scopo è quello di dare ai nostri ragazzi l'opportunità di riavvicinarsi alla terra e alla natura, che dobbiamo imparare a custodire.
certo, anche voi, no? Tesserino dal cassetto è saltato nel vasetto, vuole diventare grande, la sua storia è questa qua. Terra sotto, 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 terra sotto, 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 vuole diventare grande, la sua storia è questa qua. Terra sotto, 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 terra sotto, 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 vuole diventare grande, fare grande, la sua storia è questa qua. All'inizio di questa settimana c'è stato un altro importante appuntamento che ha coinvolto i bambini delle classi prima e primaria che si sono recati al Parco Avventura Torre Boldone. Vediamo alcuni momenti. Concludiamo con gli appuntamenti della prossima settimana. Martedì 14 maggio ci sarà Musica in Famiglia, la serata che inaugura gli eventi del mese. Assisteremo alle esibizioni dei giovani studenti che per tutto l'anno hanno frequentato i corsi musicali. Vista la grande partecipazione, i ragazzi verranno divisi in tre gruppi, che si esibiranno in diversi orari, il 18, il 19 e il 21. Al termine di ogni esibizione sarà possibile cenare tutti insieme. Venite che ci sono anch'io. Giovedì 16 maggio alle 20.45 ci sarà il saggio di danza e teatro dal titolo Pensieri Felici. In questa serata si esibiranno i bambini e i ragazzi dei corsi di danza modern, hip hop, classica, i bambini dell'infanzia di movimento e ritmo con i ragazzi di teatro educativo, in collaborazione con gli alunni della piccola Bottega delle Arti. Tutti loro vi accompagneranno alla scoperta della vera felicità, quella che ti fa volare e che risiede nelle piccole cose. Da Elena e Augusto è tutto. Alla prossima settimana. Sapete cosa hanno inventato gli elefanti? Una bella poesia per tutte le mamme. Amo mamma.